Punch Man. Episodio 3, il 31 luglio. Lo vedi, 3-1. Episodio 3, One Punch Man. Errol che mi parla. Se ce l'ho fatta per 31, se no è già agosto e vaffanculo. E a proposito di Horcrux, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Harry Potter. Finisco sto riassunto ad agosto, te preparo a settembre, tocca a te. Tanti auguri a te, yeah! Viva gli orfani! È il giorno che dovevo far uscire l'ultima parte di Harry Potter 7, ma sarei morto. Uno scambio interessante, ma no. La terza puntata del cazzottino del Muori comincia con la storia di Paolo! Buonasera! Grazie per essere qui in questa puntata dove accadranno mille cose. Regà, ve lo dico subito. Usiamo Bonolis in sta puntata e poi va. Sono stato 12 ore a vedere video di Bonolis e non ce la faccio più. Ci starà un mare di Bonolis. Però sta puntata è Ciao Darwin, quindi c'è sta. C'è un motivo. No, Paolo, in realtà si chiama Dottor Genus. Genus? Ma come Genus? Ma immagino il creatore. Ho fatto sto personaggio. Come lo chiamo? Genos. E questo? La... Ma ok, verrà da Genius? Non lo so. Uno scienziato molto bravo. Infatti tutti non facevano altro che dirgli quanto fosse bravo. Ma quanto è bravo lui. Ma uno scienziato proprio bravo. Mi scrivo subito. Ma ben presto le notifiche delle sue ricerche non arrivarono più a nessuno. E cominciarono a calare pure i like. La gente rifiutava il suo genio. Ma è stata a piangere. Le critiche riguardavano soprattutto il fatto che le sue ricerche sull'evoluzione umana, un caspita di laboratorio antropologico-culturale. Sì, va bene, ma erano a un livello troppo pericoloso, troppo cattivo. Ma quali critiche? Quale livello? Di che sta parlando? Ci sono ragioni etiche. Ma che sta scherzando? Morali. Non me ne frega niente. Anche se aveva tutti contro, si rese conto che serviva qualcuno che ricercasse i geni dominanti del futuro attraverso una selezione a squadre e organizza un varietà su Mediaset. E attenzione, quando prende la decisione irrevocabile, il suo occhio brilla come quello di Saitama quando prese la sua decisione irrevocabile. Vorrà dire qualcosa? Quando un umano prende una decisione e ci mette tutto se stesso? E mi sono andato pure a informare? Sì, il dottor Genus deriva da Genius e la I è la I di Genius. Capito come? So scemo, ci potevo arrivare. Andiamo avanti. Per usare un termine tecnico da scienza modernissima, se chiuse a fare cose sue. Ma riposate un attimo. No, io qua ci sto tutta notte. Gli anni passavano. Il tempo scorre inesorabile. E per prima cosa, quindi, sapendo bene che una vita non gli sarebbe bastata, concentrò i suoi studi nel ringiovanire il corpo, riuscendoci. Lo strano caso di Benjamin Button. Il salto attraverso gli eoni del tempo. Cioè, ha creato immortalità? Perché alla fine ringiovanisci sempre immortalità? A butti così? Sei tornato dai scienziati, oh, guarda un po', che figurino. Concentrato di mascolinità. Anzi, dai nipoti di scienziati, perché ormai potrò dire me coglioni. Me coglioni. E i cloni. Ne voglio 14! Mi servono per editare. Ed è rimasto lì a continuare i suoi esperimenti. Alla ricerca della specie del futuro. Sigla. Wappa! Ribecchiamo il nostro eroe e Genos. Con la O. Occhio, te stanno a mezzo frebbutar nome. Io te lo dico, ma fa come te pare. Insieme a Donkey Borg. Che parla. Oh, devi usare 10 parole con me, Massimo. Il dottore vuole il tuo corpo per farci tutti esperimenti. Ok, vedi che ci voleva. Namo, dai, subito. Ah, che bravo maestro! Lo fa per proteggere il mondo! No, subito, perché domani ci sono i super saldi fuori tutto dentro i soldi! Ma hanno sciacallato l'intera città la puntata prima! Ehi tu, spettatore medio de Mediaset! No dai! Non stavo perdendo la base! Sono sue illazioni, ci vediamo in tribunale! Ma tu o qualcuno che conosci ha a che fare con la mia tragedia, la storia dell'eroe? Una cifra di struggle? Attenzione, uno sguardo morto alla Kira! No, no, te pare che ci c'ha fare così presto, sì! Mannaggia, alla casa dell'evoluzione intanto, i Bonoli scalcolano il punteggio e la prestazione della squadra delle bestie. Che scena patetica! Mi sta venendo da piangere! Basta! Scusa!
Zeus, sono troppo duro con me stesso. Non c'è altro da fare, bisogna liberare l'ospite speciale, il capitano quello Vippese, l'arma Ixe. Wolverine, no, qui rischiamo una tragedia infinita. C'ha ragione, c'ho proprio ragione, non c'è altro da fare. Mi fa tagliare che alcuni di se stesso dicono sì e altri no. Quest'uomo ha portato il parlare tra sé e sé a un livello irraggiungibile, ma solo come ultima risorsa. Prima tutte trappole, Genostrom! Il nostro eroe intanto è quasi arrivato. Addio, addio, amici, addio. Arrivato a piedi. Ma come, manzavola? Gli umani sanno volare? Gli umani sanno bucare la ionosfera con uno spostamento d'aria? Sono arrivati! Al Teatro 1 dell'Helios in Roma! Oh, guarda che bello! Oh santo cielo! Oh perbacco! Ma che casotto! Ma! E il pubblico, gli autori! Tutto a posto, perché ovviamente il palazzo era inutile. C'è sta il sotterraneo alla Cell. Infatti i cyborg, Dottor Gero, Dottor Gerus, Dottor Gelo Freebooter! Ecco chi è, sono tutti freebooter! Ma comunque a che serviva il palazzo allora? Cioè, tanto per pagare l'IMU, vabbè. Nei sotterranei intravediamo l'arma X, che spiattella gente a rotta dei cloni. Ci stiamo lasciando gli incisivi, i premolari, il setto nasale, la mascella e la mandibola. Ma chi sarà mai? Che sia! Laurenti? Prego, vada maestro! No! Oh figlio mio! Io ti ho creato! Con qua vocetta mando a navi in TV! Senta, porta voi appresso per tutte le trasmissioni! Non è Laurenti! Ma è l'animale più forte della casa dell'evoluzione! E che ci sarà sopra un leone? Un drago, una fenice, un ippogrifo, un grifone, un pippo franco, un pagarozzo! Non sono un pagarozzo! Ah sì, lo stercoraro! Una specie di scarafaggione, scarabeo! È ibrido, è ibrido! Ninsettone! Come Sella, ragazzi? Dottor Gero, Sella, Sella Freebooter! In teoria, uno scarabeo rinoceronte, che è incatenato. Come non detto, si toglie il collare quando gli pare. Ha levato le ganasce! Ma perché te lo sei tenuto fino a mo? Cattivo! Mi ha tenuto qua sotto nonostante io sia il più forte! Lo so, sono un po' un figlio d'indrocchia! Sei forte, ma sei pure scemino! Sei tu che non capisci che io ho raggiunto il pinnacolo dell'esistenza! Sono l'essere perfettissimo! Ce l'hai fatta! Hai trovato la specie del futuro! Poi chiude la trasmissione! Tu non riesci a controllarmi e non riesci a capirmi perché sono troppo intelligente! Se ho 3 mele, Ryuk ne mangia 2. Quante mele ho? Ho un'intelligenza creativa! Comunque nessuna, perché Ryuk non te lascia una mela. Ryuk se le mangia tutte! T'ammazzo! Viecce! Oh, comunque le palle vere è rispetto per il dottore. Non se lascia spaventare nonostante il purè di se stesso intorno a lui. E lo fa veramente per la scienza. Ammazza me sti cazzi. Tanto ci stanno i peggio cloni. Però prima vorrei tanto studiare sto tizio. Me lo porti? Lo faccia per la sua categoria. No! Ho detto de no! È l'ingratitudine dell'animo umano! E dai, intacco là! Vabbè, dai! Accetta! Ma perché accetta? Ok che so punti in meno, ma date, fa come te pare! Volevi farlo fino a 3 secondi fa, vabbè! Cambio scena! Rivelata presenza nemica. Arrivano lo Scaraburi e il dottore! How could this happen to me? Ma perché? Perché questa spietatezza? Ma no! Ma Porello, ma posalo! Comunque, oh, il dottore regge pure le botte dello Scarabeo Asura. In teoria si chiama Scarabeo Asura. Ma sto dottore ya, molla, eh. Qual è tra i due? Quello che è un incrocio tra Bruce Willis e Zeb 89 2.0. E allora, Genos, frate. Why are we still here? Mamma mia, quest'uomo. Uomo. Se riusciamo a staccarla, bene. Se no, mi lasci proseguire senza lamentarsi. Siamo alla prova di coraggio. E Saitama ha accettato. Andiamo velocemente all'altra postazione. Ma zan! Genos non ci vuole sta. E pretende un'altra possibilità. Ma è valido. Un attimo solo. Chiedo agli autori. È valido. E via col Genos Swag! Guarda come ci crede Genos, t'ho detto! Che movimenti, che velocità, che piroette! Coreografato da Marco Garofalo! Gong Gong Gatling! Ma niente! Questo farà molto male, glielo dico! Io l'avevo avvertita. Porello Genos, si impegna tanto! Sei veramente come i BTS! L'unione tra il fico e il cringe! Te sei sfogato? Ancora uno! Con uno pfu te lo respinge. Il contrattacco snobbettino. Genos ha accusato tantissimo.
Geno Safro, coi ricettini, Beppe Grillo. Lo Scarafaggione prende punti e si bulla della squadra avversaria. Saitama ride, è pieno d'aspettative. La situazione se fa pugno serio. Chi vincerà la battaglia? Ma prima un piccolo break. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Le compagini sono pronte a darsi battaglia. Ma prima andiamo a vedere come sta il dottore. Non troppo bene. Io ho sopportato dolori pazzeschi. E dagli quei flashbackini del passato. Lui ha 15 anni. L'età in cui ha capito d'essere sociopatico e di vedere le persone come spermatozoi che fluttuano. È una brutta malattia. Lì prese la decisione di voler creare un mondo di mutanti. La trama di Magneto. Così pure Magneto è contento. E come Magneto ha trovato il suo Xavier. Vuole vedere con i suoi occhi di cosa è capace quell'uomo. Contro Scarabeo Asura. È il mio riuscito dai cilindroni. Che Saitama sia veramente un qualcosa di più nato dall'umanità? Siamo al di là della biologia. E so le domande belle che si chiede pure uno che vede sta cosa. Io me le chiedevo e me le chiedo tuttora. Uno vuole sapere perché è così forte. E l'anime te lo tira fuori subito così ste domande. Sì, è esagerato. Ma cerca pure di spiegarti la st'esagerazione, capito? C'è una trama. E quale sarà il segreto? Ama. Vediamo se riusciamo a capirlo da sto combattimento. Qua era Gross, dopo un sacco di proteine, ferro, caramelle rare, sa il fatto suo e passa all'attacco. Ma finisce tutto con Wapa. Attenzione, capisce che qualcosa non va e se dà! E avverte un disagio con la sua presenza, che a girarsi e a saltarle sul volto è un attimo. Che c'è? Niente, mi è sembrato di sentire una musichina. Si è bloccato. E qua l'insettone, anche se si caga sotto, te sale. Almeno a me non mi era salito. Perché se hai capito che Saitama non è un pelatino qualsiasi, vuol dire che è veramente forte. L'istinto l'ha salvato. E l'istinto gli suggerisce solo una domanda pacatissima. Come fai ad essere così forte? Qual è il tuo segreto? Se vabbè, bisogna studiarlo per capirlo. Te pare che mo te lo dice? Io lo sto a seguire apposta per cercare di capire qualcosa. Mo te lo dico. Ma come te lo dico? Perché? Perché me l'ha chiesto. Bastava chiedere. Io te lo giuro, me lo ricordo come se fosse domani. Che stavo così quando vedevo sta cosa. Volevo sapere. Come loro. Ma non lo dire qui davanti ai nemici. State zitto. Attenzione signori, siamo per scoprire il segreto. How to diventare così forte. Lo sta per di veramente. Eccolo, il segreto è l'allenamento. Allenamento. Solo con allenamento raggiungi qua la potenza. E Genos quindi fuori dai giochi. Non puoi allenarti. Che fai la ciclette? Cioè sei tu la ciclette. Puoi solo montarti più optional. Che cazzo lo segui a fare? C'è un problema di fondo incredibile. Vabbè, ma che allenamento? In questi 3 anni ogni giorno ho fatto 100 addominali, 100 flessioni, 100 piegamenti e 10 km di corsa. E non prendevo manco l'ascensore. Lo so, grandi sacrifici. Ma allenavo anche quando faceva caldo, O quando non mannava. Dopo un po' di tempo la calvizie mi colpì come uno dei miei cazzotti. Ma sentivo la forza crescere sempre più. E voi che giocate con la vita delle persone per una manciata di ascolti, contornati da un po' di ballerine che non hanno un vestito che uno che gli copra le chiappe. Uno! Non arriverete mai al mio livello! Ma che c***o dice? Maestro, ma lei è un truffatore! E io la sto anche seguendo! Ma te sei accollato te, ma che vuoi? Io la facevo deficiente a lei, ma fino a questo punto la mia fantasia non ci arrivava! Ma infatti, come spiegazione, è una stronzata! Ma non poteva essere altrimenti! Questo è il segreto di Saitama, come è diventato così forte! Costa allenamamento abbastanza duro, perché alla fine 100 flessioni tutte insieme poi... Cioè, se fanno però! Ma il punto è l'uomo che migliora se stesso con la fatica! È una metafora su come bisogna fare, con la passione! Con la voglia di farlo tutti i giorni. Perché lui dice anche quei giorni in cui non mannava poco, che a tutti succede, no? Dovrei studiare, ma oggi non me va, vado in giro. No! Devi trovare la forza di farlo. Devi crederci. È un ottimo insegnamento. Pure a me tante volte non me va di dà, ma lo faccio. Ma non è l'unico motivo per cui è così forte. Comunque, nessuno gli crede. Ma io questo ho fatto. Va bene, tieniti pure i tuoi segreti. Se non me lo vuoi dire, non fa niente. Non me la sono presa. No, no. Attenzione, lo Scarabeo Asura sta perdendo il controllo. E come ogni cattivo che si rispetti, parte con la trasformazione. Oh.
scoperto pure lui. Leva 01 Freebooter. Beh, la somiglianza c'è. È una citazione pure questa, sicuramente. Soprattutto i colori. Siamo veramente nel multiverso. Ma poi perché perde il controllo? Adesso con siffatta potenza riuscirò placidamente a ottemperare al volere del dottore senza nessuna recalcitranza. Che cazzo? Ora la mia forza è aumentata in modo esponenziale, ma sono anche costretto a interloquire con un linguaggio anacronistico come gli orpelli. Mi piace quando coniughi così. Morale della favola è ancora più forte. No, Scarabeo Asura! Scarabeo Asuka! E infatti ora è in per stato di furia, sci vostra. Lei è incazzato? Sì. Si percepiva. E non mi fermerò fino alla prossima puntata, cioè fra una settimana, cioè sabato. Fino a sabato. Se la sta facendo sotto, eh? Lo so, lo capisco. Riparte all'attacco. Ecco il colpo. Ma wapash, bene. No, il nostro eroe non schiva. Colpi su colpi. Sta distruggendo lo studio! Saita, tutto a posto? Ho commesso un terribile errore. Il nostro eroe è preoccupato! Ma come è preoccupato? Questo ogni volta, almeno nelle prime puntate, non si capisce se è forte o no. Mentre continua a farsi colpire. Lei sta sopportando con grande capacità il dolore. Oh, ma tutti la stessa mossa, tutti l'ora ora, oh. E ora ora. Niente, non riesce a reagire proprio. In balia de Scarabeone. Sta perdendo una marea di punti per la sua squadra. Il nostro eroe è stato turbato dalle parole dell'Eva 01 Freebooter, che è inarrestabile. Fino alla prossima puntata. Una settimana precisa. 7, numero magico. E ha detto sabato. Ma io pensavo che Ciao Darwin lo facessero di venerdì. Hanno cambiato il palinsesto e non sapevo niente. Quindi oggi è sabato. E ieri era venerdì. E se oggi è sabato, me son perso i super salti. Fuori tutto, tutte cose! How can this happen to me? Scarabeo Asuka 01 Freebooter, schioppa! What the fuck was that damage, my guy? Oh! Io non ci credo! Il nostro eroe ha preso tutte le botte e tutto il discorso? No per la paura del bagarozzo? Wow, sto stato per una settimana che ti induce a pensare mentre fa il discorso? Ma per i super sconti era preoccupato. Per l'offerta volantino de merda vista inizio puntata. È tutto collegatissimo! Così empatizzi! Io non ce la posso fare. Tu stai un passo! Saitama invece ci sta dentro pieno e urla! Perché grida? Siamo ancora in tempo, maestro! I negozi chiudono alle 15:15! Yeah! Ma che cazzo, ha distrutto tutto! E finisce così la stagione di Ciao Darwin! Del trono! Ci vediamo a settembre con Harry Potter! E forse qualche altra cosetta prima, forse! Mo vedo! Da me e dal maestro, buon ragazzi! Arrivederci a tutti voi! Se non fosse il nostro eroe senza denti, che c'è la post-credit scene. Pure sta botta. Vediamo un po'. Gente dell'associazione che abbiamo visto l'altra volta. Ma finché non dicono ordome, te dico niente. Che fanno un sopralluogo e vedono come sono ridotti gli studi di Ciao Darwin. Tocca arrivare al palinsesto, star tranno. Deve essere stato quel cyborg che stiamo tenendo d'occhio. Ah, De Genos, parlate. Sì, ma c'era pure Saitama, eh. Quanto è forte questo robot. Ma è una ciofechina a confronto a Saitama. Parlate di Saitama. Tenemo solo da conto sto cyborg. Ma chi so culo a Genos? Oh, Saitama è real deal. Non avete mai sentito parlare di lui? In tre puntate ha già salvato il mondo 4-5 volte, pensa. No? Cazzo, un lavoro c'avete! Tenendo d'occhio la gente forte! Che associazione! Spoiler! Vabbè, fine!